Buongiorno a tutte e tutti e bentornati nella Congrega del Terrore. Molti di voi avranno sicuramente già sentito parlare dell'argomento di oggi, anche perché se ne è discusso tantissimo, soprattutto qualche anno fa. Ma chi se ne frega, vi rinfresco la memoria. Anche perché a me è tornato alla mente proprio di recente, guardando tra l'altro un video che non c'entra assolutamente nulla, eh? Un video, mi pare, in cui c'era Astro Wiki Perry con Barba Scura e parlavano del principio di Belzebù, che serve in realtà per riuscire a capire tra varie fonti quale sia la più affidabile. Ma comunque non voglio tediarvi con questo argomento, in caso vi dovesse interessare ne possiamo parlare in un altro momento. Ma andando più nello specifico del video che stavo guardando, il discorso era: se io dovessi venire a dirvi che 20, 10, 50, non mi ricordo quanti minuti fa, ho parlato con il diavolo, voi mi credereste di più se io fossi atea o se io fossi credente? La risposta in questo caso era che si tende a credere maggiormente all'ateo, perché comunque non credendo nell'esistenza di Dio, del diavolo, eccetera, vuol dire che per arrivare alla conclusione di aver appena parlato con il diavolo ha già vagliato tutte le ipotesi razionali, le ha scartate ed è arrivato alla conclusione che assolutamente, contro tutti i suoi interessi e contro tutti i suoi valori, assolutamente ha parlato proprio con il diavolo. E quindi questa ci risulterà la fonte più attendibile tra le due. Ebbene, il diavolo c'entra effettivamente con questa storia e c'entra anche qualcuno che a quanto pare ci ha parlato. Non è un ateo in questo caso, perché è una credente, è una suora che nel 1600 pare abbia scritto una lettera dettata dal diavolo in persona. Se ti interessa scoprire le vere storie dietro i più grandi film dell'orrore, non dimenticarti di iscriverti al canale ed entrare a far parte della Congrega del Terrore. Questo è un mistero che origina nel 1676 e non ha tanto a che fare con la veridicità o meno di questa storia, con l'esistenza o meno di Dio o del diavolo. Per secoli, precisamente fino al 2017, nessuno sapeva che cosa ci fosse scritto su questa lettera, che era composta da diversi alfabeti mischiati tra di loro e che fino appunto a qualche anno fa non sembrava avere alcun senso. Ma partiamo dall'inizio. Isabella Tomasi nasce ad Agrigento il 29 maggio 1645, figlia secondogenita del principe di Lampedusa Giulio Tomasi e della baronessa di Falconiere Tordè Rosalia Traina. La famiglia Tomasi era una famiglia dalle forti credenze cristiane, principi sulla quale vengono cresciuti i loro figli, che tutti o quasi entrano infatti a far parte della vita monacale. E tra l'altro Giulio Tomasi e il fratello Carlo costruiscono il monastero benedettino di clausura a Palma di Montechiaro, nel quale poi entrò a far parte la figlia Isabella Tomasi il 7 ottobre 1660 all'età di 15 anni. Qui prende i voti, cambiando il suo nome in suor Maria Crocifissa della Concezione. La giovane inizia quindi il suo cammino nella fede nella quale crede ciecamente. E la sua profonda devozione è tale da giungere perfino all'orecchio del vescovo di Agrigento, che ne rimase profondamente sorpreso. Perciò il nome di suor Maria Crocifissa si legò all'allora Concezione di Santità, che veniva confermata anche dalle sorelle della comunità, che la descrivevano come profondamente devota al Signore e in uno stato di eterna e continua penitenza, accettando con gioia ogni malessere del quale praticamente ne soffriva tutti i giorni. Nel 1672 pare le sia apparsa in una visione la Madonna Addolorata, che le dice: sarà la croce la tua perpetua clausura. E poi successivamente nel 1676 a farle visita è il diavolo. È l'11 agosto 1676 e suor Maria viene trovata a terra all'interno del suo alloggio. È senza fiato, ha il volto e le mani piene di inchiostro e in una mano stringe una strana lettera. Tra l'altro viene trovata e il ritrovamento viene descritto nel verbale di suor Maria Serafica della Concezione. Il dì 11 agosto nel 1676, accorgendosi le sorelle che mentre in coro si recitava nona suor Maria Crocifissa era assente, onde partendosi sollecitamente a vedere che cosa aveva, la trovarono posta a sedere in terra con la mezza faccia sinistra tutta imbrattata di nerissimo inchiostro. Aveva sopra le ginocchia un calamaio con penna e sotto la mano sinistra un biglietto aperto ma di carattere illeggibile.
mostrava grande affanno nel respirare e come grave patire avesse avuto nell'interno. Intanto arrivate tutte le sorelle professe chiamate dalla superiora per vedere tal successo, stando Maria crocifissa alienata di sensi e osservando le sorelle il biglietto e per la difficoltà che avevano nel leggerlo, chi diceva una cosa e chi un'altra. In questo mentre Maria crocifissa così rispose con voce alquanto severa e zelante: «Oimè, che dicono, sarà leggibile il giorno del giudizio. Vien dall'inferno inviato in paradiso questo memorale diabolico. Contro l'ingiusto chiede giustizia. Gran cose contiene questo famelico parlare». La lettera consiste in 14 righe scritte tra un misto di greco antico e cirillico, a lettere di diversi alfabeti poste una di fianco all'altro, che però non sembravano formare parole di senso compiute. Tutto tranne una, un «Oimè», che a detta di Suor Maria è stata l'unica che lei ha scritto di suo pugno. Il resto della lettera invece le è stato dettato a forza dal diavolo e soltanto lei era in grado di decifrarlo. E difatti, una volta capite le sue intenzioni, ha lottato per cercare di smettere di scrivere, però diciamo che lui non l'ha presa proprio bene e difatti l'ha tramortita. Tuttavia lei è riuscita a salvarsi proprio grazie all'intervento di Dio. Naturalmente le sue parole vennero prese per vere. La venerabile Suor Maria aveva rischiato la sua vita per combattere contro le cattive intenzioni del diavolo e Dio, vedendola così devota, era accorso per salvarle la vita. Nella storia della sua vita vi raccontavo di come lei fosse spesso affetta da vari malanni e sofferenze, e la sua spiegazione era data dal fatto che a quanto pare il diavolo fosse tornato altre due volte per farle scrivere altri due messaggi, ai quali però lei si è opposta fermamente, quindi il diavolo la stava punendo in questo modo. Ma il suo stato di salute era così precario che Suor Maria Crocifissa muore il 16 ottobre del 1699. Suor Maria non ha mai voluto parlare della lettera, si è sempre rifiutata categoricamente di dire mezza parola a riguardo e difatti non è mai stata resa pubblica fino appunto a qualche anno fa, e sulla quale però si è continuato incessantemente a lavorare per cercare di scoprirne il significato, e naturalmente attorno sono state cucite storie e leggende. Che cosa voleva il diavolo da una suora così devota? Ma soprattutto, che cos'è che l'ha costretta a scrivere? A svelare in parte il mistero è stato un gruppo di ricercatori del Ludum Science Center di Catania nel 2017, che hanno riconosciuto gli alfabeti utilizzati all'interno di questa lettera. Hanno individuato elementi appartenenti all'alfabeto latino, all'alfabeto greco, al runico e a quello degli Yazidi, che sono generalmente di etnia curda e che i cristiani rinominarono adoratori del diavolo, mentre i turchi spegnitori di lampade per via della loro religione, lo yazidismo, che agli occhi dei cristiani presentava rituali esoterici. In ogni caso, questo gruppo di studiosi ha utilizzato un algoritmo che è in grado di riconoscere gli alfabeti utilizzati all'interno di un testo, di compararli con una libreria, con uno storico di alfabeti, e quindi poi riuscire a comprendere il testo e produrre una traduzione. E pare tra l'altro che l'algoritmo utilizzato sia lo stesso che viene usato dall'intelligence turca per cercare di tradurre i messaggi dell'ISIS. E finalmente, dopo 4 mesi di lavoro, il 70% della lettera è stato tradotto. Vi lascio per qualche secondo la traduzione della lettera, perché è inutile che vi leggo, perché non ha granché senso. Diciamo che il senso generale estrapolato dagli studiosi è: Dio non esiste, la Trinità è un falso, ci sono solo io. Ma è tutto vero? Come sempre, dare risposta a queste domande non è per niente semplice e spesso in realtà tutto sta nella sensibilità e nella fede personali. Naturalmente la versione canonica vuole che questa storia sia vera e che rappresenti la lotta contro il maligno.
Di contro, il gruppo di studiosi che ha lavorato alla sua traduzione ha anche stilato un profilo psicologico di Suor Maria e hanno il dubbio potesse soffrire in realtà di un disturbo bipolare della personalità, che ovviamente nel 1600 era sconosciuto, e che quindi questa lettera fosse il risultato dello stress che porta la vita monacale, unito anche alla poca convinzione di Isabella nel farne parte. Senza contare che è plausibile pensare che nel corso della sua vita all'interno del monastero, Suor Maria in realtà sia facilmente entrata in contatto con ognuno di questi alfabeti che lei ha utilizzato nella lettera. Il principio di Belzebù menzionato all'inizio di questo video e raccontato da Astro Wiki Perry nel video insieme a Barbascura di certo non corre in soccorso di questa causa, essendo Suor Maria e comunque la comunità cristiana di parte nell'affermare che questa storia sia tutta vera. Daniele Abate, direttore dell'Udum Science Center di Catania, dice: «Sono sorpreso di aver trovato un senso logico nonostante il 30% del documento sia rimasto incomprensibile». E racconta tra l'altro di essere stati contattati da diversi leader di sette sataniche, convinti che abbiamo tenuto nascosto il vero messaggio sotto imposizione della Chiesa per via della pericolosità del senso. L'originale della lettera è custodito all'interno del monastero femminile di clausura del Santissimo Rosario a Palma di Montechiaro e una copia è conservata nella cattedrale di Agrigento. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Il diavolo ha veramente parlato a Suor Maria? Di testimonianze simili ce ne sono molte nel corso dei secoli, di ecclesiastici che sostengono di aver parlato con il diavolo, il quale gli ha ripetuto bene o male sempre lo stesso messaggio, cioè invita poco gentilmente Dio a non impicciarsi dei suoi affari terreni. Nel box qui sotto comunque trovate anche vari link di approfondimento su questo argomento, in caso vi interessi andare a spulciare, andare a spiare anche tutto l'intero verbale di Suor Maria Serafica che ha rilasciato la sera, il giorno del ritrovamento di Suor Maria Crocifissa, tutti gli stessi nomi, è un casino, spero di non aver invertito niente. E se non l'avete già fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. E perciò siamo arrivati alla fine di questa storia e niente, noi ci vediamo negli shorts oppure ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao ciao!